con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota e io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non arriva più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il ciclismo alla radio. Carlo Gugliotta, perché è partito l'applauso? È partito l'applauso, un applauso a tutti voi che ci seguite da casa, dal vostro telefonino, ovunque voi siate, attraverso lo streaming offerto dal sito internet www.bikelive.it. A questo proposito un caloroso saluto ad Alessandro Malagesi che ci ospita sulla sua piattaforma bikelive.it. Siamo ovviamente anche in streaming su Spreaker. Un saluto a tutti, mi sa che stasera siete tanti, eh? Stasera siete tanti. Io saluto l'amica Sara Falco che ci sta seguendo dall'Emilia Romagna, lei che reduce dall'eroica, non ho capito se l'ha fatta in bicicletta oppure se ha preferito farla, come dire, in maniera più tradizionale, ovvero stando seduta e mangiando un po' di ribollita. Un saluto a lei, a Maurizio, a tutta la redazione di In Bici Magazine. A questo proposito vi do già una notizia in anteprima, perché il circuito, la Challenge in bici, che comprende varie gran fondo sparse in tutta Italia, saranno sponsorizzate dall'Alpen Village Hotel di Livigno, e quindi noi, in qualità di partner dell'Alpen Village Hotel di Livigno, durante l'inverno avremo modo di parlare con Sara e con il resto della redazione di In Bici, proprio per parlare di questo importante circuito di gran fondo che è la Challenge in Bici. Tra l'altro, visto che proprio oggi o comunque negli ultimi giorni sono uscite le tappe definitive per quanto riguarda questo circuito amatoriale.
Saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci scrivono sul nostro gruppo ufficiale di Facebook Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su L Radio. In particolare saluto Roberta che ci segue dall'Olanda, Fabiola che ci segue dalla Lombardia, Alessandro che invece ci segue dal profondo sud, dalla Calabria. Un abbraccio e un saluto a tutti voi. Grazie naturalmente per scegliere l'appuntamento con il Ciclismo alla Radio ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 su L Radio con Carlo Gugliotta in voce con voi. Danze, danzando, danze, danze, rido e pregando. Allora, visto che ci siamo, come dire, io in genere non amo farmi pubblicità da solo, però in questo caso, visto che io sono l'autore della trasmissione e anche il conduttore, e visto che sono anche autore dell'iniziativa, devo parlare da solo, nel senso che ne parlo a tutti voi. Tanti già lo sanno perché ho fatto un po' di proseliti su Facebook. La prossima settimana uscirà nelle librerie Pedalare nel fango, il ciclocross spiegato e raccontato dai suoi protagonisti. Un libro scritto da me, ci sarà una prefazione di Marco Pastonesi che ringrazio, e io invito tutti gli ascoltatori di Ultimo Chilometro a partecipare, ricordando appunto che il libro sarà in edicola nelle librerie a partire dal 10 ottobre ed è edito da Alba Edizioni, quindi insomma una casa editrice del Nord Italia, del Veneto. Il libro verrà distribuito in tutta Italia. Sul sito dell'Alba Edizioni trovate tutte le librerie di riferimento, però in generale in tutta Italia, se voi vi recate presso la vostra libreria di fiducia e ordinate il volume, vi verrà tranquillamente venduto senza grossi problemi. Insomma, ecco, diciamo che basta ordinarlo, in un paio di giorni lo trovate nella vostra libreria di fiducia. Quindi dal 10 ottobre sarà disponibile in commercio Pedalare nel fango, il ciclocross spiegato e raccontato dai suoi protagonisti, libro scritto da me, edito da Alba Edizioni, prefazione di Marco Pastonesi, una guida al ciclocross, è per l'appunto il ciclocross spiegato e raccontato dai suoi protagonisti. Ci sono tanti corridori ed ex corridori che sono intervenuti proprio per realizzare questo volume, come ad esempio Gioele Bertolini, Alice Maria Arzuffi, tanti altri, insomma, ecco, vorrei elencarli un po' tutti, anzi li elenco visto che ci sono, perché sono stati anche molto disponibili nei miei confronti: Marco Aurelio Fontana, abbiamo già detto, anche Eva Lechner, Gioele Bertolini, Matteo Trentin, attualmente corridore della Etix Quickstep, Davide Malacarne della Astana, e anche altri corridori importanti come Enrico Franzoia, Alice Maria Arzuffi, Chiara Teocchi, Rebecca Gariboldi, Valentina Scandolara, Allegra Arzuffi, il CT della Nazionale Italiana Fausto Scotti, i campioni del passato Vito Di Tano, Daniele Pontoni, Alfredo Vittorini, Luca Bramati e Renato Longo, insomma figure del presente e del passato, ognuna delle quali parla di un argomento specifico del ciclocross, dalla preparazione alla scelta della propria bicicletta, alla scelta del mezzo, la scelta delle ruote, la prova del percorso, il campionato italiano, e ovviamente c'è anche un po' di spazio alla storia, non tantissima perché chiaramente il libro è mirato soprattutto per chi non segue tanto il ciclocross e che magari, insomma, noi speriamo tramite questo libro che tanta gente possa, come dire, avvicinarsi sempre di più alla disciplina invernale. Ce lo auguriamo, chiaramente. Tra l'altro più tardi avremo anche modo di parlare più nel dettaglio di ciclocross. È da sudare sotto questo sole rossi col fiatore. Io saluto Roberta che ci scrive un altro messaggio sul nostro gruppo di Facebook e ci dice: sì, ci sono, bene, anche lei dice presente chiaramente per quanto riguarda questa nostra presenza. Io intanto vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il nostro sponsor Mavic, che tutti conoscete, insomma è un'azienda che produce ruote, copertoni, tubolari, e non dimentichiamo poi anche l'abbigliamento e i caschi,
sarà presente con uno stand nel villaggio della Gran Fondo Campagnolo di Roma. Quindi andate a trovare Stefano Mottin e gli altri amici della Mavic, perché ci sono delle importanti sorprese per voi. Tanti nuovi prodotti, presentatevi chiaramente a nome di Ultimo Chilometro e ci sarà un trattamento di riguardo nei vostri confronti. Mavic alla Gran Fondo di Roma. Ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole bello pedalare se. Ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Allora, insomma, io mi auguro che sarete in tanti a leggere Pedalare nel fango, il ciclocross spiegato e raccontato dai suoi protagonisti, questo libro. Insomma, visto che non avevo già tante cose da fare, mi sono anche addentrato in un libro, però a parte gli scherzi, se volete leggerlo sarà un grande piacere. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio la compagna del nostro prossimo ospite è citata nel libro, anzi ha rilasciato anche una lunghissima intervista, perché Alice Maria Zuffi poi tra l'altro è spesso anche nostra ospite. Però stasera abbiamo con noi Luca Braidot, che saluto e che ringrazio, della Forestale. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ho sbagliato qualcosa, giusto, con Alice, no? No, tutto perfetto, giusto. Però io ho notato una cosa, che Alice è molto, come dire, no, scherzosa no, perché lo sei anche tu scherzoso, mi hai fatto un'ironia sulla gara di domenica tipica friulana, diciamo così, però diciamo che siete un po' diversi, no, caratterialmente, nel senso lei è molto spigliata, molto aperta, tu magari sei un po' più abbottonato. Sì, no, sì, siamo parecchio, caratterialmente siamo molto diverse, infatti ogni volta, cioè, qualche volta ci scontriamo anche. Quindi ci stai dicendo, però, dai, che Alice è quella che comanda a casa? Ah beh, come sempre. Cioè, le donne che comandano sempre. Le donne comandano ormai. Ci tirerà il collo Alice, no? A parte gli scherzi, la salutiamo e salutiamo anche Allegra, perché chiaramente anche lei ha gareggiato domenica nella gara femminile. Domenica sei tornato alle corse, Luca, e sei tornato alle corse con il ciclocross. Purtroppo non è andata bene. Però la cosa che mi ha fatto piacere è stato notare che quest'anno hai ricominciato presto col ciclocross, hai corso a Buia al trofeo Mastercross SLSMP alla prima prova. No, ma diciamo che in realtà questa per me era l'ultima gara della stagione. Adesso ho un periodo di stop e inizierò col cross appena a novembre, come gli altri anni. Ecco, quest'anno la gara era abbastanza presto, quindi sono riuscito a fare la prima, diciamo. Sì, però è bello, perché insomma, visto che l'anno scorso l'hai fatto un po' meno il ciclocross, proprio per preparare le Olimpiadi, più tardi ne parliamo, è stato bello vederti proprio anche ad alti livelli, poi purtroppo è andata male, insomma, dopo due giri hai avuto un guasto, se non ricordo male. Sì, sì, beh, molti hanno avuto guasti domenica. Sì, ma era però era sì, dopo difficile. Due giri sono già stato... Esatto. Era diciamo che c'era un sacco di fango e quando abbiamo l'ultima gara, la nostra gara, ha iniziato un po' ad asciugare tutto quel fango molto colloso e sì, diciamo che i cambi dei corridori ne hanno un po' risentito. Non ne ha risentito Enrico Franzoi, che è riuscito a far valere la propria esperienza, è riuscito ad ottenere una bella vittoria davanti a Stefano Sala. Luca, tu sei stato, secondo me, io ti ho reclamizzato tanto attraverso le nostre frequenze radiofoniche, perché secondo me tu eri l'uomo più in forma della nazionale. Ora non me ne vogliano tutti gli altri, però alle Olimpiadi, secondo me, quello che veramente poteva fare un grande risultato
eri tu insieme a Marco Aurelio Fontana, che comunque lo sappiamo bene, anche se non fa delle stagioni perfette, lui l'appuntamento grosso lo sa sempre centrare. Ecco, raccontaci un po', Luca, tanto silenzio da parte tua, però tanto pragmatismo, direi, perché secondo me ci sei arrivato in forma alla gara. Sì, io ho avuto la forza, diciamo la fortuna, il mio team ha avuto molta fiducia in me, il gesto forestale, e mi ha dato la possibilità di preparare solamente questa gara, e quindi sì, sono arrivato al massimo della condizione. Sì, arrivato al massimo della condizione, hai fatto anche uno stage in altura a Livigno proprio prima di arrivare alle Olimpiadi. A un certo punto, Luca, sei stato anche quasi lì sul punto di conquistare la prima posizione. Sì. All'inizio sono riuscito a partire molto bene, dopo ho recuperato subito e il secondo giro sì, ho avuto la possibilità di stare con i primi, ho provato, però sì, diciamo che il ritmo era ancora troppo elevato per me. Però e quindi ho dovuto un po'... Sì. Però ci puoi arrivare a quel ritmo. Sì, io spero di sì, che le prossime possano... Sì, sono sicuro che andrò più forte alle prossime, ecco. Ultimamente, attraverso i social network, ti abbiamo visto anche cimentarti nell'enduro. Sì, l'enduro è una specialità che mi piace molto e spero di riuscire a farne di più nei prossimi anni. Sì, a me mi serve per tenermi in forma all'inverno, diciamo, un modo per divertirsi, per fare tecnica. Mi piace molto. Senti, ma come mai tu e anche il tuo gemello, insomma, avete deciso di dedicarvi alla mountain bike? C'era una gara al nostro paese che viene ancora organizzata, all'epoca si chiamava Alpine Bike Mosse, e nostro padre la faceva e diciamo un giorno abbiamo provato e ci è piaciuto, ci siamo tesserati con Luca Caprivesi ed è iniziata un po' la nostra carriera. E adesso siete alla Forestale, tra l'altro la Forestale avrà anche qualche cambiamento, nel senso che, se non ho capito male, verrà inglobata dai Carabinieri, giusto Luca? Sì, in teoria dal 1 gennaio dovremo cambiare maglia, ecco, e dovremo passare dentro i Carabinieri, però ancora non c'è niente di sicuro, non si sa ancora niente. Ecco, speriamo chiaramente che si possa sapere al più presto qualcosa, però nel frattempo sì. Luca, tu ti stai cioè nel senso tu ti allenerai, cercherai di migliorare, però io, scusa, ma da appassionato di ciclocross la domanda te la voglio fare. Possiamo, mi ci metto anch'io in mezzo, possiamo contare su di te per gli impegni con la nazionale di ciclocross quest'anno, oppure ci dobbiamo aspettare un Luca Braidot che magari prova a vincere il Mastercross SLSMP, il campionato italiano, insomma gli appuntamenti classici? Ecco, possiamo puntare su di te con la nazionale? Ma diciamo che adesso il problema più grosso è che nel ciclocross bisogna essere seguiti molto bene. In questo periodo di posizione fra Forestale e Carabinieri ci sono un po' dei momenti di difficoltà. Io spero di... Cioè, a me piacerebbe moltissimo riuscire a fare il ciclocross bene, quindi spero che riusciremo a trovare il supporto giusto. Che fino ad ora c'è, però in futuro, nei prossimi mesi, non so come cambierà la situazione, quindi speriamo che... Sì, che si possa fare. Non è una bella situazione quella che stai delineando, Luca. Cioè, lo dico perché in genere magari questi discorsi si sentono più magari da, non so, da corridori che appartengono a semplici squadre, magari, e non a corpi armati. Quindi diciamo che questa situazione vi sta un po' opprimendo, diciamo così. Ma per adesso la situazione è ancora buona. Cioè, più che altro rimane un po' la paura, però non sapendo, non avendo notizie certe, sì, è difficile anche impegnarsi, allenarsi, che dopo magari sì, non sì, in vano. È difficile, diciamo, fare quindi... una programmazione, perché dovrete cambiare, esatto, anche una programmazione. I tecnici, immaginiamo, nel senso che anche sì. I tecnici saranno diversi. Esatto.
Speriamo che il problema possa essere arginato a questo punto, ce lo auguriamo, perché chiaramente poi, non essendoci anche il Giro d'Italia di ciclocross, come dicevamo la scorsa settimana, purtroppo quest'anno non ci sarà. Speriamo che la nazionale italiana Elite possa fare affidamento anche, anche su di voi. Luca, sarebbe bello, e anche perché diciamo che ne abbiamo anche bisogno. L'ultima domanda, Luca, l'obiettivo del ciclocross diciamo che sarà arrivare in forma al campionato italiano? Sì, questo sì. Diciamo che a me piacerebbe molto fare anche la Coppa del Mondo. Però vediamo, sì, non si può ancora... nulla. Benissimo, Luca, noi ti lasciamo in compagnia del tuo cane, che insomma anche lui ha voluto rilasciare un'intervista ai nostri microfoni. No, a parte, quanti anni ha? Che cane è? Ma è un bastardino, simile Labrador. Bene, bene. Allora anche ormai ha 10-11 anni. Allora è anche un gran bel cane, allora è anche giusto che si prenda la sua reazione di coccole. Io ringrazio Luca Braidot, che è stato in collegamento telefonico con noi. A questo punto in bocca al lupo e speriamo di risentirci per commentare delle vittorie magari con la divisa della Nazionale Azzurra. Grazie Luca. Happy lupo. Ciao a tutti. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia, baciavo la Carrà. La faccio finita e fammi il piacere. Allora, noi ridiamo, scherziamo, parliamo, però sabato scorso c'è stato il Giro di Lombardia. Domenica 16 ottobre ci sarà il mondiale di ciclocross e attenzione, attenzione, proprio oggi rimbalza sui giornali e sui siti la possibilità che a Doha il mondiale possa passare da una lunghezza di 237 km a una lunghezza di 150 km. Ecco, allora... l'Unione Ciclistica Internazionale, noi sappiamo tutti, ha scelto Doha come sede dei mondiali, quindi in Qatar, una nazione nella quale fa sempre caldo, il caldo come lo intendiamo noi europei chiaramente, e comunque diciamo è stato spostato a metà ottobre e non più a fine settembre, proprio perché a settembre il caldo sarebbe stato eccessivo. Il caldo da Doha non vuole saperne di andare via, non vuole saperne di scemare, e quindi prima di ogni prova del mondiale, quindi per le donne, per gli juniores eccetera eccetera, e anche per gli under 23, per gli elite, una commissione si riunirà. Questa commissione ovviamente è composta, come prevede il regolamento UCI, dal presidente del collegio dei commissari della prova, dal direttore di corsa, dal medico della corsa, dal responsabile della sicurezza e dal rappresentante dell'associazione dei corridori. Accanto a loro chiaramente ci sarà anche una commissione di medici che sarà incaricata di valutare le condizioni ambientali di Doha. La commissione cosa può decidere in soldoni? Può decidere di non fare nulla, di cambiare il luogo di partenza e di arrivo, utilizzare un percorso alternativo, probabilmente a Doha è facile chiudere il traffico, mi viene da pensare, neutralizzare una parte della corsa, oppure addirittura, pensate un po', annullare la prova. Così recita il regolamento, ma insomma, in un mondiale, noi lo sappiamo bene, di spostare partenza e arrivo, di modificare il percorso, non se ne parla. Anche perché se il problema è il caldo, fa caldo dovunque. Però chiaramente l'estrema ratio potrebbe essere neutralizzare una parte della corsa. E quindi ad esempio ci potrebbe non essere un lungo tratto in linea che prevede che il mondiale passi attraverso il deserto. E quindi il chilometraggio attualmente fissato a 257,5 km passerebbe a circa 150 km. Chiaramente ci saranno moto neutre che avranno a bordo delle borracce di acqua fresca, che metteranno a disposizione degli atleti, ci sarà tutto quello che l'UCI può fare. Però il caldo è il caldo, e però aggiungo anche io,
il mondiale è il mondiale. Allora, quando per tutto l'anno 2017 colui che vincerà la corsa indosserà la maglia iridata, si potrebbe dire sì, d'accordo, ma il percorso è stato modificato, ma il percorso è stato accorciato, e poi soprattutto le nazionali devono sapere quanto prima, nel senso, una nazionale che imposta una preparazione e un obiettivo a lungo termine, come fa la nazionale italiana, ma come fanno anche tutte le nazionali, perché insomma già da mesi in realtà i tecnici delle varie nazionali stanno lavorando per cercare di portare al top della forma i propri atleti, e lo fanno facendo fare loro un certo tipo di allenamento che permetta di arrivare al 16 ottobre al top della forma, o il 15 ottobre nel caso delle donne, al top della forma per poter gareggiare in quella giornata su quella distanza e su quel chilometraggio. Tant'è vero che il CT Davide Cassani ha dichiarato, vado a leggere da tutto BC Web proprio, se il mondiale è cambiato è bene saperlo quanto prima. Vado a leggere proprio il virgolettato di Cassani, che insomma dice per l'appunto: sarebbe importante saperlo quanto prima, ho fatto delle scelte per un certo tipo di percorso. Se davvero si dovesse arrivare a ridurre la corsa a soli 150 km, è bene saperlo il prima possibile. Personalmente spero che non si arrivi a correre un mondiale di soli 150 km, ma come si dice in questi casi, resto in attesa di saperne di più. Quindi, ricapitolando, tutte le nazionali sapranno solamente il giorno prima, se va bene, oppure la mattina stessa, se il mondiale potrà essere di 257 km, oppure se a causa dell'eccessivo caldo torrido il percorso sarà abbreviato e quindi sarà di soli 150 km. Io dico, ragazzi, non esiste nessuna grande classica al mondo che è di 150 km, perché tutte sono da almeno 200 in su. Quindi fare un mondiale di 150 km non avrebbe senso, e oltretutto questa mi verrebbe da dire, visto che, ecco, come dire, c'è sempre poi dietro una certa ragione politica e anche una pessima pubblicità, a mio modo di vedere, per il presidente Cookson, che chiaramente cercherà di riconfermare la propria carica a capo dell'UCI. Io dico che l'UCI deve prendere una decisione, anche se impopolare, però la deve prendere. Insomma, se il mondiale è troppo caldo, bisogna assumersi la responsabilità e bisogna dire: noi dell'UCI abbiamo preso una decisione che non stava né in cielo né in terra, perché, voglio dire, si sa che purtroppo è impossibile comandare le condizioni atmosferiche, lo sa bene RCS, con la neve, la pioggia, il vento che ci sono ogni volta al Giro d'Italia, anche alla Tirreno Adriatico. Nel caso loro invece il problema è contrario, ovvero, vale a dire, c'è troppo caldo e quindi ci sarebbe la possibilità addirittura di non correre, anzi, cioè di non correre per 257 km, ma di fare una gara abbreviata. Io direi che questo mortifica il futuro campione del mondo, qualora si dovessero prendere decisioni in questo senso, e mortificherebbe in generale la maglia iridata, che è comunque un valore, è un simbolo importante, e tutto quello che ne deriva. E se la pista è bagnata? Diteci la vostra sul nostro gruppo Facebook, diteci la vostra a proposito di quello che pensate per quanto riguarda il mondiale, insomma, questa notizia che sta rimbalzando proprio oggi, ovvero l'eventualità che possa essere accorciato di un bel po' di chilometri. Noi ci sentiamo tra qualche istante, diamo la linea alla pausa pubblicitaria, poi ritorniamo ancora con Ultimo Chilometro. Pregando, danzando. La ricerca Mavic nasce dalla passione per il ciclismo. Ruote, abbigliamento, caschi e altri accessori che offrono una performance e un'affidabilità senza pari. Mavic ha realizzato idee pionieristiche e la ricerca continua ancora grazie al dialogo con tutti coloro che praticano il ciclismo. Tutto con gli inconfondibili colori, giallo e nero. Visita il sito www.mavic.it per conoscere tutti i prodotti, per la strada o per il fuoristrada. Mavic, performance e affidabilità senza pari.
La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi. BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio, il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Vivia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vivia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vivia. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Prenota la tua vacanza a Livigno con Ultimo Chilometro. Gli Alpine Hotels Livigno ti coccoleranno nelle loro quattro meravigliose strutture. Hotel Vivio, nel centro di Livigno, con la sua rilassante area wellness. Alpine Village Hotel, ideale per una vacanza in bicicletta o sugli sci. Hotel Larice, interamente eco-friendly e con un sushi bar. Hotel Allegra, per i più giovani, tanto divertimento e sport. Vieni a conoscere le strutture su www.alpinhotelslivigno.it o chiamalo 0342 996137. E se prenoti a nome di Ultimo Chilometro avrai uno sconto sulla tua vacanza. Alpine Hotels Livigno, la vacanza perfetta fra sport, benessere, relax e shopping. Ultimo Chilometro con Carlo. Seconda parte di Ultimo Chilometro, buona serata a tutti da Carlo Gugliotta, un saluto anche a tutti coloro che ascoltano la puntata in replica sia su Spreaker, sia su YouTube, sia su bikelive.it, sito dal quale andiamo in onda ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30. Oh, insomma, abbiamo parlato abbondantemente un po' di tutta questa storia del mondiale, cosa che chiaramente farà molto discutere, perché poi insomma ci sono tutte le nazionali che devono correre. Certo, questo caldo fa paura, però chiaramente insomma bisogna anche fronteggiarlo in qualche modo. Torna l'Amstel Gold Race al femminile dopo 14 anni di assenza, un'altra classica quindi apre, anzi riapre, si tratta dell'Amstel Gold Race. Dopo 14 anni di assenza nel 2017 tornerà la prova femminile in contemporanea a quella maschile e insomma per l'appunto quindi c'è questa bellissima notizia. Nel frattempo insomma voglio anche parlare del fatto che fervono i preparativi per la pedalata benefica Noi con Voi.
la pedalata di solidarietà che si svolgerà il 23 ottobre 2016, organizzata con il patrocinio dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti, per raccogliere fondi da destinare ai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto. Quindi insomma c'è anche questa possibilità di fare beneficenza. Danze, danzando, danze, danze, vivo sudando. Allora, scusate, però questa è troppo divertente, quindi non posso non leggerla. Oleg Tinkov umilia Alberto Contador. È triste, noioso, non beve champagne, non lo voglio al party d'addio del team, perché per l'appunto la Tinkov ormai è in chiusura, insomma, ormai le corse sono andate, è rimasto solo il mondiale, quindi... Sono arrabbiato perché non abbiamo vinto il ranking World Tour, ha detto Oleg Tinkov. E oltretutto ha anche detto: Contador non sarà il nostro partidaddio, perché gli ho detto: sei malato, stai a casa, non puoi portare un virus alla festa e far ammalare gli altri ragazzi prima dei mondiali. Contador, dice anche Tinkov, non vuole mai bere champagne ed è sempre attento a quello che mangia, perché è mentalizzato già da adesso sul vincere il Tour de France a luglio. Dice Tinkov, è un atteggiamento stupido, è per questo che poi cade, è troppo severo con se stesso e troppo focalizzato sull'obiettivo. Chiaramente tutte queste parole hanno portato a un vespaio di polemiche che neanche vi sto a raccontare, però sicuramente non ci siamo annoiati, anzi ci siamo. Io mi sono divertito molto sabato sera a Milano, ma penso si sia divertita anche la nostra ospite Martina Alzini, che abbiamo in collegamento telefonico con noi. Ciao Martina, ben trovata Ultimo Chilometro. Ciao, buonasera a tutti. Come ti hai detto, sabato a Milano, 1 ottobre, sì, è stata una serata secondo me alternativa e divertentissima. Sì, decisamente. Io non ero mai stato a una gara del genere. Stiamo parlando della Red Hook, una gara di biciclette a scatto fisso. Martina, però, cioè, io una domanda te la devo fare, la faccio in generale a tutti i pistard. Lo so che tu vai su pista, tra l'altro, se non ricordo male, sei a Montichiari anche oggi con la nazionale, giusto? Esattamente, guardate, sono uscita ora dal velodromo di Montichiari e niente, quindi volevo dire che molti pensano che una bici a scatto fisso equivalga, vuol dire pista, e in verità no, perché come ripeto sabato scorso ho trovato un ambiente totalmente diverso da quello della pista, e tantissime ragazze anche molto forti che io non conoscevo prima d'ora, e divertentissimo, totalmente un altro tutore e un altro tipo di ambiente. Sì, ma molto diverso anche dalla strada, cioè a me sembrava di più di stare, non so, su una collina del Giro delle Fiandre, no? C'erano, non so, musica, patatine, gente che fumava. Certo, cioè, sembrava di stare in una sorta di discoteca a cielo aperto quasi, con voi che gareggiavate. Certo, guarda, assurdo, mi è piaciuto tantissimo perché sembrava tutto molto esagerato, però in maniera positiva secondo me, perché tantissimi colori, tantissimi fotografi, tantissime persone, davvero un bel ambiente che secondo me anche per il mondo del ciclismo fa bene, perché è un'innovazione, avvicina secondo me tantissimi giovani, anche gente che magari ha 20 anni e non ha mai corso in bicicletta, e che magari non per forza si avvicina a questo mondo per la passione della bicicletta, ma magari per passioni, non so, dell'arte o per tantissime altre cose. E è bellissimo, davvero. Martina, però scusa un attimo, tu sei una bella ragazza, sei anche molto forte, dimmi. Ma come ti salta in mente di salire su una bici senza freni? Bellissimo. Guarda, quando se lo dici tu mi chiedono sì guarda, quando mi chiedono questa cosa io cerco di rispondere, cioè, mi piace molto una frase, dire una frase come risposta a questa domanda,
Se freni non vinci, è bellissimo, perché è vero, soprattutto è vero, per i giovani vivere, diciamo, sì, vivere l'attimo e senza freni. Ed è proprio così, secondo me, che questo ambiente, il culto, secondo me, diciamo, la frase ideale per questo ambiente, secondo me, è proprio questa qui: se freni non vinci, cerca di cogliere l'attimo o di scattare in gruppo senza timore, senza freni, spingendo proprio la tua bici al limite. Esatto. È il bello di questo ambiente. Questo è vero, hai dato una spiegazione convincente, hai convinto anche me, che sono uno che frena abbastanza spesso, però al di là di tutto, ecco, raccontaci com'è andata un po' la serata, perché ecco, c'era questo circuito, sì, che era per l'appunto alla periferia di Milano, in zona Bovisa, e si girava, se non ricordo male, il circuito era di 1,6 km, credo, una cosa del genere, comunque era un circuito, sì, breve. Credo. Esattamente, era un circuito molto breve, di circa superiore a 1,5 km, per noi ragazzi 20 giri da percorrere e per i maschi credo 30, e uno pensa, vabbè, sarà molto breve, e in verità è proprio questo, secondo me, diciamo, la difficoltà, che essendo breve si corre sempre a tutta, pronti via dal primo giro fino all'ultimo, e ad esempio per i maschi è importantissima la posizione di partenza, perché essendo anche in molti, se parti indietro rischi di essere penalizzato fin da subito. E come dicevi tu, sì, era un circuito molto breve, e dicevano che appunto il circuito di Milano non era uno dei più tecnici, però comunque ho trovato difficoltà anche lì, perché sai, dopo un po' di giri magari inizi a perdere un pochettino di lucidità, e la difficoltà più grande diventa quasi quella di contropedalare prima delle curve, di cercare davvero di non farsi male e di rimanere in piedi. Però ripeto che è un'esperienza che consiglio a tutti, soprattutto alle ragazze, che magari pensano, no, ma tu sei pazzo, andare senza freni. Ti fa scoprire, secondo me, quel qualcosa in più che in Italia si sta iniziando a vedere ora e che prima d'ora si era visto poco. Sì, ma ripeto, è veramente uno spettacolo, cioè queste gare, io sono andato lì un po', sì, come diciamo noi, per impicciarsi, no? Nel senso, per capire, sì, un po' com'è, ma effettivamente l'ambiente è molto bello, è una grande festa, diciamo, sì, che vengono coinvolte anche persone alle quali magari, se prospetti di guardare una gara su strada, una gara in mountain bike, ti direbbero no grazie, ma invece lì ci vanno, quindi è, sì, anche un modo per conquistare più pubblico, ho visto anche tanti sponsor molto importanti. Quindi, certo. Ma ne farai altre, Martina? A questo punto siamo curiosi. Guarda, adesso come adesso non lo so. Io mi auguro che magari nella prossima stagione, sai, alla fine correndo per la Lecce Pollini, diciamo che comunque la strada rimane sempre in primo piano. Strada e pista. E se la squadra mi darà ancora questa opportunità, sì, mi piacerebbe. E spero, perché come ti ripeto, sì, è bello partecipare alla gara, ma è bello soprattutto anche tutto il resto, dal salire sui rulli a vedere che tantissimi fotografi vengono magari lì vicino, o tantissimi curiosi, anche la gente che corre, che è super pazza, però è questo il bello, è vero, lo confermo, è vero, la, sì, gente, sì, è super, sì, pazza, super pazza. Sì, 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 super, ma c'è un, però, tifo resto enorme, poi, cioè addirittura, sì, si, sì, battono, sì, le, sì, mani sui cartelli pubblicitari. Poi io mi sono messo in una zona dove c'era una curva a sinistra e subito dopo una curva a destra, subito dopo la partenza io ho avuto paura per voi, vi dico la verità, perché vedervi passare, sì, non so, sì, andavate, sì, a 55 all'ora secondo me, ed eravate piegati un po' come Valentino Rossi, cioè ho detto, oddio, qui prima o poi qualcuno si ammazza, invece per fortuna è andato tutto bene, meno male. Martina, facciamo anche il punto della tua stagione su strada, insomma, direi una buona stagione questa. Sì, dai, sono abbastanza soddisfatta, perché alla fine devo pensare che comunque quest'anno, la prima parte della stagione, ho dovuto dedicare tempo alla scuola, perché appunto avevo la maturità, però una volta finito quello devo ringraziare molto la mia squadra, perché mi ha dato una grande possibilità. Alla fine ho corso molto quest'estate e anche la nazionale italiana, perché con il quartetto delle Under 23
siamo riusciti a portare a casa una medaglia d'argento che sotto il mio punto di vista è stata un po' inaspettata, quindi ancora più emozionante secondo me, che qui al velodromo di casa, diciamo così, al velodromo di Montichiari. E siamo felicissimi anche del nostro tempo che non avevamo mai realizzato prima d'ora, e spero appunto che diciamo, se guardiamo un po' più in là, se dovessimo guardare al futuro, saremmo così, ecco, di migliorare sempre di più. Sia su strada che su pista, chiaramente, ecco, se dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo cercare di migliorarci sempre su strada e su pista. Tra l'altro quest'anno, Martina, ti sei anche ritagliata un gran bel ruolo, perché spesso, noi ce lo ricordiamo molto bene, al Gran Premio della Liberazione Pink, hai fatto la gregaria di lusso anche a una certa Marta Bastianelli, quindi non è proprio, insomma, non è che sei proprio l'ultima arrivata, certo. Anzi. Guarda, hai detto bene, credo che Liberazione quest'anno sia stata non solo una delle mie gare preferite, ma proprio una delle giornate più belle che io ho condiviso, sia io parlo sia personalmente che per diciamo che io abbia condiviso con le mie compagne, perché diciamo che arrivare lì, lavorare per una mia compagna e vederla vincere, diciamo così, a casa sua, e dopo arrivo davvero io mi sono emozionata, ho abbracciato Marta, lei mi ha ringraziato davvero tanto, e dopo abbiamo fatto, cioè abbiamo festeggiato tutti assieme. È stata una, secondo me, delle giornate più belle, ecco. E ti ringrazio per avermelo ricordato. No, anche perché l'immagine davvero di te che hai tagliato il traguardo purtroppo non è stata immortalata dai fotografi, ma io me la ricordo perfettamente. Tu hai tagliato il traguardo battendo le mani a Marta Bastianelli, che aveva vinto. Cioè, secondo me è una delle immagini più belle che si è visto in questo Gran Premio della Liberazione Pink, che tra l'altro è stata anche una gara molto molto tattica, perché alla fine poi voi forse sentivate anche un po' il peso della responsabilità. Sì, esattamente. Alla fine sapevamo che comunque Marta era una delle favorite e che se arrivava in volata per le avversarie proprio non ce n'era, quindi anche le altre hanno fatto il possibile magari per metterle in difficoltà, cercare di scattare così. Però io credo che quella gara sia stata l'emblema del motto l'unione fa la forza, perché abbiamo lavorato tutte e Marta secondo me ha coronato proprio il lavoro di squadra di un giorno. E non ci ha deluso, anzi ci ha emozionato tantissimo e siamo, spero l'anno prossimo di essere ancora di aiuto per questa squadra, anzi ancora di più visto che adesso alla fine avrò più tempo da dedicare al ciclismo non andando più a scuola, e si vedrà, dai. Assolutamente, noi poi tra l'altro abbiamo anche sfruttato la tua immagine, cara Martina, per promuovere l'Alpen Village Hotel di Livigno, nostro partner, quindi insomma speriamo di ritrovarti, sì, sì, anche nella struttura alberghiera di Livigno. Grazie a Martina Alzini, in bocca al lupo con la Lecce Pollini, grazie e buona serata, ciao. Grazie a voi, ciao. Allora, se i nostri ascoltatori sono d'accordo, direi che è arrivato il momento, mentre Roberta ci scrive, Tinkoff è matto dalle gare, ed effettivamente non ha tutti i torti, è arrivato il momento di ascoltare le interviste realizzate dopo il Giro di Lombardia. Noi abbiamo intervistato, abbiamo raccolto l'audio di Esteban Chaves, vincitore della corsa. Esteban Chaves, un sorriso più bello che mai. Sì, questo è un sogno realizzato per me. Ho nato professionista qui, abitavo a 1 chilometro di qua, a Curno, e questa corsa è veramente speciale per me. Anche correre in Italia e vincere un grande monumento, sono il primo colombiano che lo fa, è veramente speciale, però non è un accidente questo. Questo perché dietro da me c'è una squadra che lavora tanto, direttori sportivi, tutta la gente all'ufficio, al service course, al magazzino, tutti i meccanici, tutti i massaggiatori, tutti i bambini, ragazzi con me lavorano, e questi risultati lo troviamo perché noi lavoriamo con il cuore, sai? Un
grande gioco di squadra, siete una grande famiglia, anche con Vittorio Algeri, per l'appunto l'altro bergamasco, c'è un rapporto bellissimo. Sì, è bellissimo e lui porta tanta esperienza per noi, e lui conosce tutte queste strade, è stato un giorno veramente speciale e come sempre voglio ringraziare alla squadra per credere in me e guarda che questo è il risultato quando lavora con il cuore. Adesso il tuo prossimo sogno, il tuo prossimo obiettivo, il tuo prossimo progetto, perché questo è sicuramente una rivincita sul passato. Sì, adesso pensiamo sempre alla vacanza e dopo pensiamo al 2017. E Stefano, puoi raccontare gli ultimi 3 km, l'ultima salita e la volata? L'estrappo lo so, come sempre l'ho fatto tante volte, sapevo che la parte più impegnativa era dopo del pavé, così ho provato, però Rigoberto e io abbiamo la stessa forza, abbiamo arrivato in 2, dopo ha chiuso il buco Diego e tutto era alle sprint, ma sembra che sempre alle sprint devi avere la testa calma, così sempre qualche ragazzi partono prima della curva, dopo della curva devi fare il massimo, non prima, così devi aspettare, però è più facile dirlo che farlo, no? Perché quando c'è l'emozione di un Lombardia, però così abbiamo fatto e questo gli ultimi 3 chilometri. Questa mattina dicesti che la guida sarà un bastardo, tu sei un mas bastardo, che hai corrido un mas duro di sempre, no? Sì, penso che questa Lombardia è stato veramente difficile, impegnativo. Non lo so, però siamo vicini a 5.000 metri da desnivello. Importante che abbiamo fatto tutto con la squadra, primi 2-3 ore per salvare la gamba. Ragazzi, hanno stato incredibili, ringrazio loro. E dopo tutto abbiamo provato sul Selvino questa salita, abbiamo fatto la discesa, abbiamo stato in 4 e guarda che un sogno realizzato alla fine. Stefano, mi sembra che hai vinto 3 volte quest'anno, tutte e 3 volte in Italia, la tappa di Corvara e il Giro delle Emilie oggi, no? Sì, incredibile, no? No? Sì, è bello, e come ti ho detto prima, per me vincere in Italia è veramente speciale, ma soprattutto vincere una classica monumento. Senti, chiudi una stagione fantastica, te l'aspettavi all'inizio di avere tanti risultati così importanti? Sempre facciamo qualche obiettivo con la squadra e l'obiettivo principale di quest'anno era fare la classifica per il Giro e fare la classifica per la Vuelta e questo lo abbiamo fatto. Sempre le ho detto alla squadra che mi piace anche il Lombardia, questa è una corsa che ce l'ho un feeling speciale per me, così l'abbiamo fatto finire così, è incredibile perché ti trovi con questi ricordi tutto l'inverno e c'ero la morale più alta di qualche altro. È l'ultima gara o andrai anche ad Abu Dhabi? Come... No, questa è l'ultima e dopo andiamo a vacanza. Esteban, ma visto che è arrivato terzo anche Urane, quindi la Colombia sta dominando, diciamo un po'. Per l'anno prossimo, sogno Amarillo, voi, tu, Urane e Quintana? Prima dobbiamo pensare alle vacanze, dopo parliamo dell'altro anno. Prima sembra... È importante sempre anche disconnettare di tutto il ciclismo, di tutto lo stress, perché si fa tanto lo stress per il corpo. Così prima pensiamo alla vacanza e dopo parliamo del prossimo anno e la prossima stagione. E questo era Esteban Chaves, dopo aver vinto questa bellissima, e sottolineo bellissima, edizione del Giro di Lombardia. Tante polemiche tra virgolette nel finale, ovviamente dal punto di vista sportivo, nel senso che molti hanno criticato la tattica dell'Astana. Diego Rosa probabilmente avrebbe potuto vincere. A mio modo di vedere Diego Rosa è stato semplicemente poco lucido, come anche normale che succeda dopo una corsa di oltre 200 km con quasi 5.000 metri di dislivello. Lui ha voluto per forza evitare la volata, magari se la sarebbe potuta provare a giocare allo sprint, anche se è meno forte di Chaves e di Rigoberto Urán, che è arrivato terzo. Però insomma, questa è stata la decisione di Diego Rosa che convolerà a nozze a brevissimo. Ascoltiamolo. Meglio domani. No,
non ai 100 metri, fino quasi all'arrivo ci ho creduto, poi ho visto spuntare la ruota molto più veloce di me e faccio stavolta mi ha fregato davvero. L'anno scorso mi ha battuto Valverde forse per 5 centimetri, quest'anno per un po' di più, dai, quindi ci sta. Subito ovviamente c'è la delusione di aver perso una monumento a 50 metri all'arrivo e ti rimane, però ti dà davvero la consapevolezza di essere lì a giocartele e sono contento alla fine, dai, non è come sembra. Sì, col senno di poi ho sbagliato lo scatto al chilometro e mezzo, quello lì potevo davvero risparmiarmelo e Uran mi correva dietro, ma come giusto che sia, non mi lasciano andare via così. Però due anni fa Daniel Martin si è mosso e è andato via, forse il gruppetto era un po' più folto e tutti si aspettavano in due e si chiude. E ho provato prima dell'ultima curva perché speravo di uscire con 2 metri e giocarmi le mie carte. In volata ero battuto da Chavez. In quella curva lì sono caduto 2 anni fa, forse ho tirato un pelo troppo i freni, me ne sono accorto quando stavo uscendo dalla curva, ma ormai gli altri sono usciti più veloci e ciao, fregato. No, parlavamo di tattica, sinceramente lui ci credeva in me e mi ha detto di muovermi e provarci. È stato un signore dall'inizio, quando dopo 60 km gli ho detto che stavo bene, mi fa: "Bon, a ruota fai la tua gara, sei libero." Io lì ho fatto il mio lavoro, ma come dicevo, star davanti o star dietro non spendi uguale, quindi sono contento di aver passato quella salita lì, così. Dico, quanto è stato difficile questa Lombardia? Più di quello che dicevano oppure no? Ma quando stai bene è forse un po' meno difficile. È stato durissimo però, e l'abbiamo corso un po' troppo alla garibaldina, la fuga che va via lì sul Ghisallo, e il gruppo era un po' tutto impiccato, poi quel ritmo che non è comodo a nessuno, il Valcava ha fatto forte, si è fatto sentire nelle gambe alla fine. No, vabbè, sulla squadra fra qualche giorno si dice tutto. Sicuramente ho l'aereo che mi aspetta, perché ho due testimoni che mi vogliono portarmi all'addio al celibato, in teoria non so neanche dove. Sabato mi sposo, quindi mi aspetta un periodo di festa e di divertimento. Ed è anche giusto che dopo questa stagione Diego Rosa si diverta un po', si dedichi alla sua moglie. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare Rigoberto Urán, che è arrivato terzo al Giro di Lombardia. Ma sì, diciamo che è stata una corsa molto bella e si sapeva che veniva alla fine una corsa così dura, diciamo che... E abbiamo fatto sull'ultima salita, abbiamo provato ad andare con Esteban e siamo arrivati alle sprint. Alla fine ha vinto quello che aveva più velocità, che è stato Chavez. Sì, ho pagato un po', ho sbagliato nella discesa quella lunga, io ho dovuto pagare un po' per rientrare sul gruppo, lì ho speso un po' di più. Ma quando stai in forma veramente vuole vincere, fare terzo è anche bello perché essere sul podio, ma quando hai una condizione così e perdere una volata così dispiace un po', ma alla fine ciclismo, ormai le cose sono andate così, diciamo che non mi trovo pentito di niente, essere sul podio è importante anche. Ma alla fine io sono molto contento di tutti i colombiani che sono qua, perché per me alla fine diciamo che stiamo facendo storia e il ciclismo colombiano alla fine sta crescendo. Volevo essere io, ma è un altro, ma non importa, va bene così. E dopo aver ascoltato insomma le voci al termine del Giro di Lombardia, l'ultima intervista, ma non ultima chiaramente, poi oltretutto l'abbiamo realizzata alla partenza del Giro di Lombardia, con Fabian Cancellara, che era presente insomma insieme a tutto il resto della Trek Segafredo, non per correre ma per seguire la gara. La faccio finita di essere qua oggi, vivere le ore con la squadra, ancora con il ciclismo, penso non ancora che ho smesso al 100%, chiaro, corro ancora una corsa al Giappone, ma il resto penso chiudere come ho chiuso con oro a Rio, più di quello non c'è, per quello chiudo 16 anni in una maniera ancora che sono senza parole adesso. Ti riesci a godere meglio la famiglia, i bambini? Sì, è tutto diverso, anche se da quando ho vinto oro tante cose sono cambiate, sono quasi più occupato che prima, però
È così, perché se fai storia così anche in Svizzera, poi anche in tutto il mondo, le cose sono così e poi smetto. Allora sono tante cose che vengono insieme, sto sistemando la vita, sto sistemando anche i giorni, sto sistemando tutto, perché è una cosa normale, perché quando corri 16 anni è normale che hai un altro ritmo. Adesso, chiaro, se è il weekend più a casa, se è durante il giorno diverso a casa che prima, allora anche sicuro per la famiglia, per gli amici, per tutta la vita anche sociale, le cose stanno cambiando e me la vivo, me la godo e sono contento. Sei andato ancora in bicicletta? Sì, sì, no, no, io vado in bici perché la bici è la mia passione. Io non smetterò mai, perché ho detto la bici non è la mia vita, è la mia passione. Allora i giretti a casa li faccio comunque, li ho già fatto anche, questo è anche importante. C'è una cosa che hai fatto che prima non potevi fare perché eri corridore, a livello di mangiare, a livello di vita sociale? No, ma io ho cercato nella mia vita da corridore sempre avere un bilancio tra un po' di tutto, perché se io vivo solo per questo non sono quello io, perché perdo troppo di questa vita. Allora no, alla fine la cosa che c'è adesso è che non devi più, non c'è più questa pressione che ho già per me stesso, per i risultati, la voglia di degli obiettivi. Quello è, da un giorno all'altro mi sentivo libero, una libertà diversa, e quella me la godo. E con le parole di Fabian Cancellara noi ci salutiamo, diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30 con Ultimo Chilometro in diretta sul sito bikelive.it. Un saluto anche a tutti coloro che hanno ascoltato la puntata in replica su YouTube. Per quanto mi riguarda è tutto, l'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta. Si chiama Passo per noi. Ultimo Chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Nibali è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare.